Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di storia. Oggi parleremo della fondazione di Roma. Quando inizia la storia di Roma? Scopriamola insieme! La storia di Roma inizia nell'VIII secolo a.C., quando nel Colle Palatino venne fondato un villaggio da una tribù di pastori, i Latini. Grazie allo sviluppo delle attività agricole e alla bonifica delle zone paludose nel 753 a.C., questi villaggi decisero di unirsi in un'unica città che fu chiamata Roma. Roma inizialmente fu governata da una monarchia, dove il re era affiancato dal Senato. Quindi il re aveva pieni poteri, stabiliva le leggi, governava l'esercito, era a capo dei sacerdoti. Il suo potere però non era assoluto. Prendeva le sue decisioni nell'assemblea degli anziani, detta Senato. Era il Senato che doveva scegliere il successivo sovrano. Ad oggi conosciamo i nomi di soli 7 re di Roma. Ce ne furono altri, ma probabilmente ci sono arrivati solo i più importanti. Siete curiosi di scoprire chi furono i 7 re di Roma? Li vedremo insieme nella prossima video lezione. Ciao!